La foglia morta è stata il suo marchio di fabbrica. Lo chiamavano così quel suo tiro impossibile. I portieri guardavano la palla alta e poi la vedevano morire al 7. Adesso sono in tanti a provare a calciare così. Juninho Pernambucano, Pirlo, Del Piero. Ma allora, ai suoi tempi, quando vedevi una punizione entrare in porta in quel modo, avevi una sola spiegazione. L'aveva calciata Mariolino Corso. Per l'Inter, prende una lunga rincorsa Roberto Boninsegna, vicino al pallone c'è anche Mariolino Corso, vediamo chi dei due batterà, batte Corso, la rete di Corso, il calcio di punizione vincente di Corso. Varese che arretra, avanza l'Inter con Mariolino Corso, ancora Corso, la staffilata di Mariolino Corso con il suo magico sinistro, la rete di Corso. Perde palla il Bologna, riparte l'Inter con Corso, Suarez asseconda l'azione di Mariolino Corso che guadagna metri e metri di terreno, nessuno lo contrasta, Suarez e Corso in area di rigore, sinistro e rete, la rete di Mariolino Corso, palla al piede, avrà percorso 40 metri di campo. La Sampdoria mette alle corde la primissima Inter di Herrera. Con precisione millimetrica, da fuori area trova il pareggio il destro di Mariolino Corso.
l'Inter di Herrera liquida il Genoa con un tennistico 6-0. Apre le marcature l'affondo micidiale di Mariolino Corso. L'Inter, reduce dalla sbornia di Liverpool, deve compiere l'impresa per qualificarsi alla finale di Coppa dei Campioni. Lancia la rimonta impossibile, la punizione a foglia morta di Mariolino Corso.